Ciao a tutti amici ed amiche di Stene Channel e ben ritrovati a Casa Stene in versione Amarcord, 14ª puntata. Pensare oggi all'Udinese in Serie A è quasi una normalità, con i friulani consecutivamente presenti nella massima serie dalla stagione 1995-96, quindi da oltre 25 anni. Ebbene, negli anni 80 non era assolutamente così, in quanto i bianconeri faticavano veramente tanto per mantenere la categoria. E ciò che accadde nel 1989-90 fu un qualcosa di incredibile, in quanto l'Udinese, che aveva tutte le carte in regola per conquistare una tranquilla salvezza, incappò in un percorso talmente autolesionistico che vale la pena di essere raccontato. L'11 giugno 1989, l'Udinese, dopo l'annunciata retrocessione del 1987 macchiata dai 9 punti di penalizzazione in classifica, festeggia il ritorno in Serie A. 2 anni di purgatorio, terminati grazie alla guida tecnica dell'esperto Nedo Sonetti e alle 20 reti del duo d'attacco Branca De Vitis. I friulani hanno condotto un torneo da protagonisti, garantendosi il terzo posto in graduatoria, che significa il paradiso della massima serie, ripagando così gli sforzi compiuti dalla famiglia Pozzo, proprietaria del club. Nel corso dell'estate, la campagna acquisti dell'Udinese è di tutto rispetto. Durante il mercato estivo avvengono importanti cambiamenti. In panchina, Sonetti viene sostituito da Bruno Mazzia, che ha appena conquistato con la Cremonese la Serie A. Mentre in Friuli giungono 3 stranieri, un duo argentino formato da Abel Balbo e Nestor Sensini. In più, la campagna acquisti viene impreziosita con un pezzo da 90, rappresentato da Ricardo Gallego, colonna della nazionale spagnola ed ex centrocampista del Real Madrid. Alla prima giornata di campionato, al Friuli di Udine arriva la Roma e la partita termina 1-1. Un debutto tutto sommato positivo per i bianconeri. Nonostante sbaglino un rigore all'inizio partita con Simonini e subiscano il vantaggio della Roma per merito di Tempestilli, riescono a recuperare proprio con lo scatenato Simonini che di testa trafigge Cervone per l'1-1 finale. Nella seconda giornata l'Udinese perderà a Napoli, ma non sarà un dramma, in quanto 3 giorni dopo la squadra di Mazzia ha l'opportunità di rifarsi contro il Bologna di Gigi Maifredi. Il percorso di autolesionismo dell'Udinese a cui facevo riferimento nel corso dell'introduzione inizia alla 3ª giornata di campionato. Ad Udine arriva il Bologna e i bianconeri subiscono la prima rimonta stagionale. Nel primo turno infrasettimanale della storia della Serie A, alla 3ª di campionato il 6 settembre 1989 arriva il Friuli di Udine e il Bologna. La squadra di Bruno Mazzia segna dopo un quarto d'ora con il terzino Angelo Orlando e sembra poter condurre facilmente in porto la vittoria, ma proprio in zona Cesarini i Fessinei pareggiano con il mitico Renato Villa. La banda Maifredi strappa un punto insperato all'Udinese e gli soffia la gioia del primo successo stagionale, rinviato pure nella giornata successiva, quando i friulani perdono malamente 3-1 a San Siro contro il Milan nel giorno del primo gol in Italia di Abel Balbo. Quello che succede contro la Sampdoria alla 5ª giornata di campionato è un qualcosa di incredibile ed inconcepibile per una squadra che deve lottare per salvarsi. Alla 5ª giornata contro la Sampdoria, l'Udinese viene nuovamente beffata. I bianconeri nella prima mezz'ora si portano addirittura in vantaggio per 3-0 grazie al suo trio di stranieri. Apre le danze Sensini con il suo pezzo forte, il colpo di testa. Con eleganza ed opportunismo, il sombrero di Gallego su Pagliuca vale il 2-0. Infine Balbo conclude al meglio una spettacolare azione collettiva dei suoi compagni e sigilla il 3-0. Da questo momento in avanti l'Udinese si spegne e i friulani subiranno un'altra pesante rimonta. La rincorsa sampdoriana inizia nel primo tempo con un'autorete di Paganin. Nella ripresa, a 5 minuti dal termine, prima Mancini e poi lo jugoslavo Katanec superano Garella e mettono in cassaforte il definitivo e clamoroso 3-3. Il bilancio per il team di mister Bruno Mazzia in questi primi 5 turni di torneo non è per nulla confortante. L'Udinese ha lasciato per strada 2 punti, onestamente troppi, soprattutto per una squadra che combatte per la lotta per la salvezza. L'Udinese coglie il primo successo stagionale in trasferta, il 1° di ottobre, in casa della Fiorentina,
Mentre per festeggiare una vittoria allo Stadio Friuli dovrà attendere il 29 d'ottobre in occasione del derby Triveneto contro l'Hellas Verona. Il tabù dello Stadio Friuli viene finalmente sfatato alla decima d'andata. Contro l'Hellas Verona, nel derby Triveneto, dopo lo svantaggio iniziale di Gritti, si pensano il ritrovato Marco Branca con una maligna punizione e l'elegante Gallego con una stafilata da fuori area, a far pendere l'ago della bilancia a favore dei friulani, che finalmente conquistano il primo successo tra le mura amiche in campionato. Nonostante ciò, l'Udinese non ingrana e fa seguire solo il 2-2 di Cremona e la sconfitta di Bari, inframmezzate però dalla confortante rimonta contro la Juve, da 0-2 a 2-2. Prima di Natale, nello scontro diretto, i bianconeri superano 2-0 l'Ascoli, poi perdono due sanguinose gare contro Atalanta e Lazio. Risultati che portano la società ad effettuare un immediato cambio di rotta. Patron Pozzo decide di sollevare dal suo incarico Bruno Mazzia ed affidare la panchina all'esperto allenatore Rino Marchesi. Cambiano gli interpreti, ma non cambia la sostanza. Nonostante l'avvicendamento tecnico, l'Udinese perde due partite consecutive contro l'Inter e la Roma. Il 14 gennaio 1990, allo stadio Friuli di Udine, arriva il Napoli di Maradona. Il 14 gennaio 1990 l'Udinese riceve al Friuli il Napoli, capoclassifica, che si sta giocando lo scudetto con il Milan. La fame di salvezza dei friulani sembra prevalere sulle ambizioni partenopee. Un gol di De Vitis, dopo appena 2 minuti, sblocca la situazione. I bianconeri resistono e combattono. Sembrano una squadra finalmente in grado di ottenere e mantenere un risultato prestigioso e sfiorano a più battute il 2-0. All'86esimo minuto arriva pure il raddoppio di Mattei e per la compagine di Marchesi sembra fatta. Bastano 2 minuti al Napoli per far materializzare l'ennesimo boccone amaro da far ingoiare all'Udinese. Il Napoli accorcia le distanze al 90esimo con Maradona, che trasforma un calcio di rigore, mentre nei minuti di recupero, sul colpo di testa di Zola, ma respinto da Abate, si avventa Corradini, che realizza il 2-2. Altra vittoria sfumata per l'Udinese, a causa dell'ennesima disattenzione fatale. Dopo il pari di Bologna e le preventivate sconfitte contro Sampdoria e Milan, il calendario gioca un brutto scherzo ai bianconeri, ponendogli davanti 6 scontri diretti salvezza consecutivi. È un periodo cruciale per la stagione dei bianconeri, i quali non si possono più permettere nessun margine d'errore. Il 4 febbraio, nel corso di Udinese-Lecce, De Vitis con una doppietta e Balbo sigillano il 3-1 per i padroni di casa. La classifica, grazie a questo successo, è veramente corta e Fiorentina, Genoa, Ascoli, Cremonese, Cesena e Verona sono tutte avversarie alla portata della squadra di Rino Marchesi. Incredibilmente, anche contro la Fiorentina, l'Udinese riesce a farsi rimontare. I bianconeri non sfruttano la ghiotta occasione di giocare nuovamente tra le mura amiche e contro la Fiorentina è l'ennesimo boccone amaro della stagione da ingoiare per Balbo e soci. Al 45esimo del primo tempo, l'Udinese passa in vantaggio grazie ad una prodezza di Mattei. Nei 30 secondi di recupero concessi per la prolungata esultanza dei bianconeri, gli uomini di Rino Marchesi subiscono il pari dai toscani in gol con un'inzuccata di Buso. Finisce 1-1 e questi sono punti pesantissimi persi contro una diretta concorrente alla sopravvivenza. Nei successivi 4 scontri diretti, l'Udinese inizia pareggiando 0-0 con il Genoa, mentre riesce a vincere per 1-0 contro il Cesena, grazie ad un gol di Nestor Sensini. Ma i bianconeri rovinano tutto, prima perdendo a Verona 2-0 e poi subendo un'altra rimonta in casa contro la Cremonese, pareggiando 1-1 con i grigiorossi. Ora, in 40 giorni, i friulani si giocano la salvezza nelle ultime 6 giornate di campionato. Il pari contro la Juventus è un buon inizio di percorso. Ma quello che succede nel turno successivo contro il Bari, per le zebrette, è un vero e proprio dramma. Come il più perfetto degli autolesionisti, anche in questo frangente l'Udinese riesce a farsi male da sola e a farsi strappare dai pugliesi una vittoria che aveva ormai praticamente in cassaforte. A fine gara, le parole del difensore Paganin rappresentano e ripercorrono fedelmente un percorso della compagine friulana
puntellato da enormi sprechi. Possiamo essere polli come non siamo stati oggi, però la considerazione che va fatta, l'abbiamo fatta al termine, non è la prima volta che ci succede, per cui non si può più parlare adesso di sfortuna, bisogna parlare solo ed esclusivamente di ingenuità da parte nostra. Purtroppo ci manca la mentalità di riuscire a difendere una volta acquisito un risultato positivo, un vantaggio in questo caso, non siamo riusciti a difendere, in questo caso a peggiore ragione in 11 contro 10, questo per me è incredibile. È una cosa che ci portiamo dall'inizio del campionato, perché abbiamo visto con il Bologna abbiamo buttato via un punto, con la Sampdoria 3-0 abbiamo buttato via un punto, con il Napoli 2-0 5 minuti alla fine abbiamo buttato via un punto, oggi in 11 contro 10 a 2 minuti dalla fine abbiamo ancora buttato via un punto, per cui non si può dire che siamo sfortunati o l'arbitro ha prolungato la partita, è proprio una cosa nostra che abbiamo udito dall'inizio del campionato, che dobbiamo rivedere quanto prima, perché altrimenti se continuiamo a scialacquare punti a destra e a sinistra alla fine non riusciamo mica a salvarci. Lo sfogo di Paganin non serve a nulla e la settimana successiva i bianconeri combinano un vero e proprio suicidio sportivo. L'Udinese perde ad Ascoli contro una squadra praticamente retrocessa ed è una mazzata, un colpo di cannone sulle fragili speranze di salvezza friulane. Tutte le dirette concorrenti fanno risultato, mancano 3 giornate alla fine e l'Udinese è con un piede in Serie B. La squadra di Rino Marchesi non sa più vincere. Alla terz'ultima e alla penultima giornata di campionato l'Udinese raccoglie solamente 2 pareggi, 0-0 rispettivamente contro Atalanta e Lazio. Nonostante ciò, esistono ancora concrete possibilità di salvezza per i friulani o addirittura l'opportunità di potersi giocare uno spareggio. Tutto si decide all'ultima giornata e in attesa dei risultati dagli altri campi, al Friuli di Udine arriva l'Inter. In base alla classifica della 33esima giornata, nel turno finale di campionato l'ultima fiammella di speranza per il team di Marchese è legata a 2 fattori. I friulani devono vincere contro l'Inter e sperare che una tra Genoa, Fiorentina o Cesena non trovi il successo. Udinese-Inter è bella ed emozionante. I padroni di casa si portano su 3-1 grazie alla doppietta di Balbo e al gol di Branca, a cui risponde l'interista Serena. A 10 minuti dal termine, come di consuetudine, l'Udinese si fa raggiungere sul 3-3. A causa delle reti di Matteus e Mandorlini. Al 90esimo minuto Branca, con un guizzo, sigla il 4-3, consegnando un successo all'Udinese che mancava tra le mura amiche dal 25 febbraio. Tutto drasticamente inutile per il team del patron Pozzo, visto che Genoa, Fiorentina e Cesena hanno vinto le rispettive sfide. Le cifre parlano chiaro, l'Udinese ha sciupato una montagna di occasioni, soprattutto nei 6 confronti diretti, da cui ne è uscito vincitore appena 2 volte. Perdere la categoria per un punto in questa maniera, dopo una marea di sprechi, fa male ed aumenta la delusione di una buona squadra dalle capacità inespresse. Largo quindi ai rimpianti, a fronte di una retrocessione che i bianconeri avrebbero potuto tranquillamente evitare. Scegliamo una sola partita sulla quale, per la quale parlare di rimpianto in questo campionato. Ma io penso con il Napoli, perché vincevamo 2-0 a 5 minuti, 4 minuti dalla fine e poi dopo i 4 minuti ci hanno fatti 2 gol. Per me l'ultimo errore grave è stato fatto con l'Ascoli. Era una partita che non si doveva perdere e invece abbiamo fatto l'ennesimo errore, quindi in Serie A questi sono errori che poi alla fine si pagano caro. Purtroppo il tempo a disposizione è scaduto e quindi si conclude qui questa 14esima puntata di Casa Steny in versione Marcord. Con la speranza che questa storia vi sia piaciuta, vi ringrazio come sempre della vostra cortese attenzione e vi aspetto sempre qui su Pene Channel. Ciao a tutti!